Bentornati. Oggi voglio preparare un piatto che non ho mai preparato e quindi voglio prepararlo insieme a voi. È il pollo alle mandorle, un piatto dalle origini orientali, ma anche per provare gusti nuovi, combinazioni nuove. Andiamo a prepararlo. Adesso vi faccio vedere i pochi e semplici ingredienti che ci servono. 6 pezzi di pollo, dello zenzero grattugiato, mandorle tostate, mezza cipolla, mezzo bicchiere di acqua e salsa di soia. Comincio dal petto di pollo che lo vado a tagliare a quadratini. Adesso li vado a disporre su un piattino che devo andare a cospargere con della farina. E vado a tagliare la cipolla a pezzettini piccolissimi. Cospargo la padella di olio e faccio dorare a fuoco lento la cipolla. Che quando si sarà ben dorata vado ad aggiungere lo zenzero e lascio un po' insaporire. E aggiungo pezzettini di pollo infarinati. Li lascio dorare bene da un lato e poi rigirarli dall'altro. Aggiungo la salsa di soia un po' ad occhio. E circa mezzo bicchiere di acqua. E infine le mandorle tostate. E lascio cuocere un po' con il coperchio. Come avete visto, è molto semplice da preparare e veloce, ma dal risultato il profumino è buonissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, perché so che tante lo prepareranno. Per chi è nuovo vi ricordo di iscrivervi al canale così non perdete i prossimi video. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao!